Bentornati nell'Orto in Telechia. Siamo a giugno, ovvero tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, mentre giorno dopo giorno la stagione si fa sempre più essiccata, tanto da indurre l'apertura dei canali di irrigazione per idratare le campagne, messe a dura prova dalla siccità, che diventa ancora più letale nei terreni agricoli in cui l'humus è andato disperso a seguito di anni ed anni di pratiche agricole consumistiche. Qui nell'Orto in Telechia ci impegniamo per ripristinare una formula agricola volta all'evoluzione, sia degli esseri umani e sia del suolo, che gradualmente arricchiamo di anno in anno con pacciamatura organica a base di legna e foglie, proprio come la natura ci insegna. E così facendo stiamo vedendo che, anno dopo anno, tutto l'organismo orto diventa più resiliente ed autosufficiente dal punto di vista del fabbisogno idrico, proprio grazie alla sostanza organica che nel suolo è in aumento, al punto di migliorarne le capacità di assorbimento e di ritenzione dell'acqua, fondamentale risorsa per la vita di questo pianeta. Ma veniamo all'orto. In quest'area, nel capitolo 8, avevamo avviato uno sperimentale trapianto su sodo di pomodori con pacciamatura di tappeto. E nel capitolo 16 abbiamo seminato le fave dopo uno sperimentale trattamento di presemina costituito da una notte di ammollo in acqua e tea tree oil per tentare di soluzionare il problema della ruggine, che solitamente colpiva le fave a cominciare da maggio. Come abbiamo visto negli ultimi capitoli, le fave hanno reagito bene a questo trattamento, resistendo alla ruggine nonostante un maggio uggioso, regalandoci abbondanti raccolti. Ora, con quasi 2 mesi di ritardo rispetto al solito, ecco che iniziano a presentarsi sulle foglie e sui frutti le prime leggere tracce di ruggine, con cui, ci diciamo, le piante si volgono verso la fine della loro vita, in quanto, si dice, di qualche cosa si dovrà pur morire. Sebbene in altre aree dell'orto in Telechia le fave le lasceremo crescere fino al completo compimento del loro ciclo vitale, qui abbiamo deciso di limitarci alla raccolta dei baccelli freschi, procedendo ora secondo la tecnica della concimazione verde o del sovescio non sovesciato, così da lasciare lo spazio per nuove coltivazioni sperimentali. Ebbene, procediamo sia con la raccolta degli ultimi baccelli rimasti sulle piante e sia con il taglio rasoterra delle stesse, mettendo da parte per un momento questa preziosa sostanza organica, ottima risorsa da usare come pacciamatura. Quando pratichiamo il taglio alla base delle piante, cerchiamo di lasciare le radici nel suolo, in modo da mantenere il più integro possibile il reticolo radicale che conferisce struttura e fertilità al terreno. Tuttavia, ci perdoniamo per le volte in cui alcune radici vengono via inavvertitamente, ed anzi, questo ci sembra un buon momento per estrarne una e osservare concretamente la presenza dei famosi noduli o tubercoli, presenti nelle radici capillari delle leguminose, frutto della simbiosi tra la pianta e gli Azotobacter leguminosarum, ovvero i batteri azotofissatori del suolo, comunemente chiamati rizobi. Ognuno di questi microciccioli, infatti, non è altro che una dimora in cui la pianta ospita i batteri, al cui interno immagazzinano l'azoto che viene poi trasportato nei tessuti vegetali. Nonostante questo, molto azoto rimane nei noduli, anche quando il ciclo della pianta è compiuto. Ed in ogni caso, per essere sicuri di non buttare via niente, è sufficiente lasciare le radici nel terreno, aggiungendo al tempo stesso tutto il residuo vegetale delle piante in forma di pacciamatura. Ebbene, è su questa base che improntiamo la messa a dimora di queste cucurbitacee, nate da semi ricevuti in dono in Toscana ad aprile.
Dopodiché lasciamo trascorrere qualche giorno, anzi, lasciamo trascorrere noi stessi nei giorni, finché la pacciamatura di fave, giunta a completa essiccazione, cede il posto all'aggiunta di un altro strato di pacciamatura legnosa. Questa volta costituita dalla frazione grossolana di corteccia e legna setacciata dalla componente più fine utilizzata come primo strato. Cercando di limitare le aspettative, salutiamo queste cucurbitacee sperimentali e ruotiamo su noi stessi volgendoci verso il rosmarino, che veglia su alcune zucchine messe a dimora, proprio a suo cospetto. Qui ricreiamo una pacciamatura simile ma diversa rispetto a quella appena vista, ovvero al posto del tappeto ricreiamo uno strato con dei cartoni e al di sopra di essi andiamo a comporre un ordinato strato di pacciamatura leggera utilizzando lo sfalcio delle erbe che crescevano copiose in quest'area. In questo caso l'idea è di proteggere il suolo e le piante, rallentando la crescita delle erbe spontanee in un breve arco temporale, giusto da permettere il primo sviluppo alle cucurbitacee, affinché possano crescere trionfanti anche in mezzo alle erbe spontanee che, cascasse il mondo, presto o tardi, fortunatamente, ricresceranno. Al loro fianco le zucche e il mais prendono piede, evocando la tradizione consociativa delle antiche sorelle, codificata in tempi atavici dalle popolazioni native americane. Luglio. Finalmente arriva la tanto attesa pioggia che torna a farci respirare. E nel frattempo l'aglio raccolto nello scorso capitolo inizia ad essere asciutto, quanto basta per effettuare questo intervento che tanto ci piace, poiché facilita la futura pratica dell'intreccio per mezzo della tecnica con il filo. Così procediamo tagliando in senso longitudinale la porzione di fusto appositamente lasciata attaccata al cluster bulbiforme, e ricomponiamo il tutto in vista di una successiva fase di essiccazione. Sul filo intramontabile dell'allium è arrivato il momento di raccogliere anche i bulbi nelle tre aiuole recuperate dal bambuseto, nel capitolo 14. E quando dico che è arrivato il momento, sottointendo che in realtà siamo già un po' in ritardo. In questo celebrato momento ci fa compagnia il nostro omonimo amico Alessandro, che è venuto a trovarci appositamente per toccare con mano l'agricoltura sinergica, con la volontà di riportarla e praticarla nella sua regione natale, ovvero la Calabria. In questo frangente pongo l'attenzione su di noi, su ciò che stiamo facendo, e vedo due ragazzi nati nella società post-industriale che ritornano volontariamente a mettere le mani nella terra, e come noi così anche altri amici passati all'orto in Telechia e in giro per il mondo. Contribuiamo tutti a un passo evolutivo che l'umanità sta compiendo nella direzione della pace e della prosperità su questo pianeta. Opa. Come ti risulta? Bomba, pieno. Pieno? Cioè, vivo. Sebbene il raccolto dell'aglio nella prima aiuola ci ha piacevolmente compiaciuto, giunti alla seconda aiuola possiamo dire che il compiacimento cede il passo alla disperazione o all'agonia, così come nell'azotofissazione le molecole di azoto libero cedono il passo all'ammonio o al nitrato.
Motivo di tanta nefasta devastazione dell'animo è intrinseco al fatto che questo scalogno tondo, fino a qualche giorno fa, era scintillante ed immacolato, mentre ora, in seguito all'ultima benefica pioggia, si rivela infradiciato e fortemente maleodorante, probabilmente a causa del principio di una decomposizione anaerobica evocata dalla troppa acqua e dalla piena maturazione dei bulbi. Questo tanfo ci fa ricordare quanto sia indispensabile rispettare il tempismo nell'orto così come nella vita. Animati da sublime disdegno, ci fiondiamo alla volta di un importante intervento chirurgico, tanto tormentato quanto speranzoso. Giochiamo il tutto e per tutto, spelando uno ad uno gli strati marcescenti, fino ad arrivare al limpido nucleo interno dell'allium ascalonicum, proprio come si farebbe nella procedura della preparazione dello scalogno sott'aceto, con la differenza che questi bulbi non sarebbero destinati alla tavola, ma alla semina. Come tocco finale, disponiamo apotropaicamente i bulbi nell'essiccatore a bassa temperatura, al fine di asciugarli all'interno, fermando sul nascere il fenomeno della putrida marcescenza. Sebbene vorremmo avere subito certezza riguardo al lieto fine di questa vicenda, l'esito effettivo si rivelerà a noi solo dopo il giusto periodo di compimento. Pertanto, armati di fiducia, pazientiamo, mentre un altro respiro arriva e con esso una nuova possibilità di essere felici nell'attimo presente. Su cosa stai riflettendo? Sul mondo, sulla bellezza della natura, su come la natura riesce a lavorare uno con l'altro e noi non siamo capaci manco, ci ammazziamo noi. Quanto dovremmo imparare dalla natura, ma solo non è che dobbiamo fare nulla, solo ammirarla nel suo fare naturale proprio. Nella pura vita della natura, cioè assurdo. Ma quante cose dovremmo imparare? Dovremmo proprio fare 3 passi indietro, non tanti, 3. 1, 2, 3 e iniziare ad ascoltare, a osservare cosa ci ha da insegnare. Nient'altro, pensando solo a questo. Ogni giorno questa... come si dice? Questa agricoltura, ma secondo me proprio la parola stessa lo dice, che si aiuta a vicenda. Pura vita.